è stato chiesto di raccontarvi come funziona invece il microcredito che abbiamo, fondo per il microcredito del Ministero dell'Economia e Finanze e Ministero dello Sviluppo Economico, alimentato attraverso i contributi del parlamentare Movimento 5 Stelle, attraverso quindi le restituzioni che facciamo ogni mese della metà dell'indennità e delle eccedenze, cioè quello che non spendiamo sui rimborsi che ci vengono corrisposti per l'attività parlamentare. Siamo arrivati da marzo 2013 a oggi a versare 10 milioni di euro, quindi diciamo una bella sommetta da cui partire. Abbiamo lavorato duramente, pare paradossale, per poter restituire e per poter far sì che questi soldi restituiti, sì, no, infatti siamo al paradosso, cioè devi faticare per farti aprire un IBAN, ve lo ricorderete tutti, la 3 giorni sotto il Ministero dell'Economia e Finanza con le attende accampate, sacchi a pelo, il fungo per riscaldarci. Sì, sì, e poi i miei colleghi eroici se la sono fatti la notte. Successo, io parto arrivo dopo 3 giorni e e quindi sì, in Italia funziona così: per restituire i soldi ai cittadini devi accampare sotto il Ministero dell'Economia e Finanze. Siamo riusciti ad aprire quel famoso conto corrente dove versare le eccedenze, appunto le restituzioni dei nostri stipendi, dei nostri rimborsi, e abbiamo dovuto aspettare che la burocrazia facesse il suo corso, perché ci sono voluti ben 2 decreti attuativi, uno dell'IMF appunto e uno del Ministero dello Sviluppo Economico, per far sì che il fondo, che era diciamo un fondo chiuso, bloccato, una specie di salvadanaio che poteva servire a garanzia di eventuali finanziamenti, cioè il sistema appunto dei fondi rotativi eccetera eccetera, diventasse un fondo per il microcredito. E noi ci abbiamo tenuto particolarmente che diventasse un fondo per il microcredito, perché il fondo per il microcredito eroga dei piccoli importi di finanziamento per delle realtà che sono le microimprese o i lavoratori autonomi, che spesso sono in difficoltà presso i soggetti istituzionalmente preposti al finanziamento, quindi banche, intermediari finanziari, ad avere un finanziamento se non hai una garanzia reale da offrire in cambio, quindi se non fai un'ipoteca sulla casa, sul terreno, sulla tua attività, eccetera, eccetera, su dei beni che hai. Quindi noi volevamo dare la possibilità che questi soldi della politica restituiti ai cittadini servissero effettivamente per dare quel polmone di ossigeno che spesso e volentieri ha un lavoratore autonomo o ha una piccolissima azienda, cioè un'azienda sotto i 10 dipendenti e con un fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro, questa è la definizione diciamo, europea della microimpresa. E queste aziende che si trovano nella difficoltà di accesso al credito per la situazione economica che ben sappiamo, la situazione delle banche poi che ben conosciamo, potessero avere quel polmone d'ossigeno che gli permettesse di rilanciare l'attività, fare dei piccoli investimenti in forniture di beni e servizi che servono sempre per l'attività, assumere nuovo personale, far fare dei corsi di formazione a se stesso e al personale in modo da qualificarsi e ricominciare praticamente a poter seguire il proprio business. Ma ce la faccio andare avanti o fisco, perché sta cosa sono bancone da DJ, ma ti vuoi non però conti perché se sei in camerina aspetta Robby che la adeguano, scusa il bancone da DJ mi piace, mi tira troppa distanza. E gli importi che possono essere finanziati con questo fondo di microcredito vanno da un minimo, scusate mi fischiano le orecchie, di 25.000 euro a un massimo di 35.000 a determinate condizioni che adesso vi spiegherò. E questo fondo per l'anno 2015 è finanziato con i 10 milioni delle nostre istituzioni, i 30 milioni di euro che per quest'anno siamo riusciti a far stanziare in finanziaria al Ministero dell'Economia e Finanza. E per il futuro saranno finanziati dalle ulteriori restituzioni che faremo in questi prossimi mesi, anni, le rate che rientreranno praticamente dai pagamenti che farà chi ha usufruito di questo microcredito
e poi eventuali altri stanziamenti che riusciamo a grattare al governo fondamentalmente, quindi, ed è un fondo rotativo che si rialimenta. Le principali caratteristiche sono, dicevamo, l'assenza di garanzie reali richieste per l'accesso al credito, il fatto che il finanziamento copra fino all'80% delle somme finanziate. Esempio, io ho bisogno di 20.000 euro perché devo andare a, che ne so, a un negozio, devo andare a comprare un particolare macchinario, un particolare, oppure ecco, sono un professionista, il mio particolare macchinario che mi serve per sviluppare meglio la mia attività, di quei 20.000 euro che io richiedo come prestito all'intermediario finanziario, l'80% vengono garantiti dal nostro fondo, quindi l'intermediario praticamente alla fine si espone come rischio solo per il 20% residuo. E il fondo quindi garantisce questo 80% del finanziamento che viene erogato. La garanzia è a titolo gratuito e nel tasso di interesse che viene pagato per questo servizio all'intermediario finanziario è compreso un servizio di assistenza e monitoraggio per tutta la durata del finanziamento, quindi ci sono dei passaggi che vengono fatti per vedere se effettivamente il piano di business sta funzionando come ci si aspetta che funzioni, per vedere che effettivamente il finanziamento si sta spendendo per la finalità per la quale è stato erogato, eccetera eccetera. Chi può beneficiare del microcredito? Chi vuole avviare o sviluppare un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa secondo quei canoni che vi dicevo prima, quindi sotto i 10 dipendenti e con un fatturato presunto, perché se l'avvi ovviamente non sai quanto è, però insomma più o meno sai che sarai sotto i 2 milioni di euro. I lavoratori autonomi tutti e le imprese individuali titolari di partita IVA e le microimprese. L'operatore del microcredito potrebbe richiedere che a sua tutela per la parte, diciamo, di finanziamento residuo, chi accede a questo fondo non sia iscritto al registro dei cattivi pagatori. Questa però è una facoltà che spetta alla banca o all'intermediario finanziario autorizzato che svolge questa attività. E a chi ci si rivolge? Primo passo, noi abbiamo avuto la disponibilità dell'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro, sono venuti, abbiamo incontrato diverse volte, la Presidente ha dato la disponibilità e ha attivato il circuito dei suoi consulenti, abbiamo avuto dei feedback da parte di molti attivisti cittadini che sono andati dal primo consulente che hanno trovato sull'elenco e alcuni non erano a conoscenza, alcuni magari non vogliono fare questo servizio perché comunque è un servizio gratuito e quindi lavorare gratis, poi tra l'altro in questo periodo inizia il periodo delle dichiarazioni dei redditi, quindi magari c'è anche un discorso di sovraccarico di lavoro. E dopodiché abbiamo invece praticamente attivato provincia per provincia, ci siamo messi al telefono, contattati i vari ordini provinciali e sul sito del microcredito5stelle.it, così come sul sito dello sviluppo dei consulenti dell'Ordine Nazionale Consulenti del Lavoro, trovate l'elenco dei consulenti divisi regione per regione, provincia per provincia, che effettivamente hanno dato la disponibilità. Quindi andate sul sito, vedete quello più vicino a voi, chiamate, prendete appuntamento. Vi ricordo che quindi l'operazione è gratuita, loro vi controllano, che cosa devono fare i consulenti del lavoro? Controllano che voi che vorrete fare richiesta di accedere a questo fondo di microcredito abbiate i requisiti di legge che ovviamente sono previsti per l'accesso. E dopodiché si va dagli operatori del microcredito, quindi banche autorizzate, intermediari finanziari autorizzati. Piccolo passo indietro, stiamo aspettando, si presume per metà aprile, ma ancora non ci hanno comunicato la data ufficiale, quando l'avremo ovviamente la diffonderemo urbi e torbi, che si apra quella finestra temporale in cui ti puoi prenotare, i famosi click day per intenderci, sul sito del Ministero dell'Economia e Finanze, sul sito dello sviluppo economico,
per avere finanziato il tuo regno. Tu quindi tu hai il progetto, vai dal consulente del lavoro, il consulente del lavoro ti dice sì, effettivamente hai tutti i requisiti di legge, tutti i documenti, oppure no, guarda, ti manca questo, che ne so, ti manca l'iscrizione alla Camera di Commercio, ti manca... Fai questa verifica, si apre questa finestra di tempo sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico in cui tu ti puoi prenotare, dopodiché entro 5 giorni dalla prenotazione, con prenotazione andata a buon fine, ti rechi presso una banca, un operatore del microcredito con cui, a cui presenti il tuo progetto, a cui dai il fatto che tu hai una prenotazione per un certo importo garantito da questo fondo, e loro hanno un tempo di 60 giorni massimo, quindi diciamo tempi per la burocrazia italiana anche molto snelli, per istruire la pratica, aprirti il finanziamento, eccetera eccetera. L'ammontare massimo, ve l'ho detto, sono 25.000 euro allungabili a 10.000 se si hanno determinate caratteristiche che sono pagamento puntuale delle serate precedenti, l'attestato del raggiungimento dei risultati intermedi per quel discorso che facevamo prima di un monitoraggio continuo, e poi eventualmente appunto si può estendere a 35.000 euro. La durata massima del finanziamento è 7 anni, a meno che tu non abbia chiesto il finanziamento per un progetto formativo di più ampio respiro, e quindi si può arrivare a un massimo di 10 anni. Quindi respiro di 10 anni? Sì, dai 7 ai 10 a seconda del tipo. Le finalità dei finanziamenti, ve l'ho detto, sono acquisti di beni o servizi strumentali, le retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori, pagamenti di corsi di formazione e corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria. I servizi ausiliari che l'intermediario del microcredito offre, che sono compresi nel pacchetto, diciamo nel tasso di interesse che l'operatore applica, sono un supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto, quindi il business plan, la formazione delle tecniche di amministrazione, contabilità, eccetera, eccetera, in modo che magari chi si trova per la prima volta a dover confrontarsi con il meraviglioso mondo della contabilità possa avere anche dei rudimenti per leggersi le carte. Supporto alla definizione di prezzi e strategie di vendita, un percorso di inserimento nel mercato del lavoro per chi chiede il finanziamento per il percorso formativo personale, e supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità che durante l'evolversi del periodo in cui il progetto viene finanziato dovessero crearsi. Tutto questo, il servizio, dicevo, di consulenti del lavoro è fornito gratuitamente. I servizi di assistenza e monitoraggio che invece offre l'intermediario finanziario sono compresi nel tasso di interesse che viene applicato. Al momento il tasso massimo comprensivo di tutto è l'8,47%, ma molti attivisti particolarmente intraprendenti sono andati da piccole banche, banche cooperative, eccetera, eccetera, a presentare il progetto, e stanno avendo, oggi proprio parlavamo tra di noi, che un credito cooperativo di Salerno, se non sbaglio, vero Massi? Erano riusciti a spuntare un tasso del 3%. Quindi adesso noi, se voi conoscete, se voi... Perché poi funziona così, cioè noi abbiamo dato il via a un circuito, però non è che poi diciamo stiamo lì con le braccia conserte aspettando che, come faceva Pinocchio che voleva piantare il soldino e uscire, aspettava che uscisse dell'albero con i soldi. Quindi bisogna anche appunto fare un piccolo lavoro di moral suasion nei confronti delle banche, che insomma non sempre sono così vicine all'economia reale e ai bisogni della gente che fa economia reale, sono molto più vicine ai soldi della finanza. Io spero di avervi dato insomma grandi linee, illustrato come funziona questo progetto, le finalità ve le abbiamo dette, cioè uscire da questi circuiti finanziari che alla fine danno i soldi solamente a chi soldi già ce li ha, ma dare invece la possibilità a tante persone che magari per piccolissime cifre si trovano in difficoltà, piccolissime, poi 25.000, 35.000 euro sono cifre dignitose, insomma, però insomma, sicuramente su grandi prestiti, su grandi importi sono molto più contenuti, e dare la possibilità a una persona che magari in quel momento ha una difficoltà di credito momentanea per una cifra che non è altissima di poterlo risolvere e quindi risollevarsi, quindi oppure partire con una nuova attività.